Oggi proviamo ad andare al rifugio del Grande Camerini, partenza da Chiareggio, fa un freddo boia, 8 gradi, si parte dalla Val Malenco, qua sì, c'è la traversata, il trail della Val Malenco in più giorni, che è stupendo da fare, prima o poi riuscirò a fare anche quello. Come vedete la vallata è stupenda, la giornata da questa parte promette abbastanza bene, da quella parte un pochino meno. Al primo ponte che si trova si prosegue dritti perché bisogna arrivare fino alle vicine baite di Forbicina. Probabilmente quella di prima è la strada che devo fare a scendere. Quindi qua, dopo il ponte, bisogna proseguire fino alla fine della sterrata. Qua siamo alle baite di Forbicina, quindi la direzione è giusta, rifugio Tartaglione, si va di qua. Lo indica là. Cosa faccio? Volo? Il sentiero qua si inerpica decisamente. Si consigliano vivamente scarpette serie e non scarpe da ginnastica o cose, perché si scivola. Non so se si vede, ma là ci sono una ventina di camosci. Nonostante il sentiero non sia chiaro, come traccia a terra, dico, è sempre molto ben segnato. Allora, in teoria, da qua scendiamo giù di qui rapidamente, passiamo dentro in mezzo a tutta questa fantastica vallettina ghiaiosa. È spettacolo questo sentiero, questo pezzo qua è bellissimo, finalmente fuori dalle erbacce. Consiglio sempre delle scarpe decenti perché ci sono dei passaggini un po' impervi, un po' bagnati, ma insomma niente di esagerato. Questo è l'altro sentiero, quello che potevo prendere all'ultimo bivio di prima. È la rovina easy. E poi ci siamo.
Questi sono alcuni degli animaletti che potreste trovare. Eccoci qua che si sbuca dove stamattina ho sbagliato strada ad andare in su, perché se si vuole fare l'anello qua bisogna proseguire per la strada. Parlando con i ragazzi del rifugio, la direttissima della Val Sissone, che io non ho fatto oggi, è un po' impervia, nel senso che è bella ripida, insomma, tosta. Quindi non particolarmente consigliata dai rifugisti, soprattutto in discesa. Quella della Val Sissone che ho fatto io al giro largo, che poi metterò la traccia GPX e farò l'articolo sul blog, è tranquilla. Ogni tanto si perde il sentiero, cioè si perde sembra di non vedere la traccia, diciamo così. Poi in realtà la traccia si vede se si cerca un attimo e soprattutto se si sta attenti ai segnali, perché quelli sono tantissimi, sono ovunque, non ci si può sbagliare.